in questo video, come avrete dedotto dal titolo, vi mostro la mia ultima settimana di cene. Faccio questo video per darvi qualche idea, qualche spunto per organizzare e pensare alle vostre cene. Piccoli disclaimer prima di iniziare. Prima di tutto sono onnivora, quindi in questo video ci sarà carne, carne bianca, carne rossa, pesce. Opzioni vegetariane, non ci sono delle opzioni vegane, nonostante io ogni tanto introduca qualcosa di vegano. Poi, come ci organizziamo io e Jimmy per la cena? È tendenzialmente avere una proteina centrale e poi avere dei contorni composti da verdure e una fonte di carboidrati. È un po' l'idea del mangiare il primo a pranzo e il secondo a cena. Io sono cresciuta così, quindi ho continuato, però comunque mantenendo dei piatti bilanciati dal punto di vista dei macronutrienti e tutto. Il mio modo di mangiare non è il modo giusto, nemmeno il modo sbagliato, è semplicemente il mio modo, quello che si incastra meglio con la mia routine, con le abitudini mie di Jimmy, insomma, che ci fa stare bene. Quindi se voi non mangiate così e se non vi trovate bene a mangiare così, non dovete assolutamente sentirvi in obbligo. Non c'è un modo giusto e un modo sbagliato, c'è il modo giusto per voi. E ultimo disclaimer, questa settimana è soltanto un esempio, un ritaglio della nostra vita. Non mangiamo ogni settimana così precisamente. Ho nel mio bagaglio molte altre, non troppe perché non sono una chef, preparazioni e ricette. Basta a volte anche soltanto cambiare il metodo di cottura, passare dal forno alla padella, alla cottura al vapore, al bollito, alla griglia. Quindi insomma, anche lo stesso ingrediente, dipendentemente dal metodo di cottura, può cambiare totalmente gusto, consistenza, sapore. E inoltre le nostre cene cambiano in base a cosa abbiamo mangiato a pranzo, di cosa abbiamo voglia, di cosa c'è disponibile in frigo, in freezer, insomma. Quindi io, detto questo, vi lascio al resto del video. Cena di questo video, che è un pollo arrosto con verdure al forno. È una delle cene più semplici e più comode, perché essenzialmente basta prendere un pollo intero, infilarci un limone, mi raccomando bucherellatelo, dentro l'apertura del pollo, e accartocciarlo in carta da forno. E poi ho fatto un contorno di verdure e patate. Ho deciso di fare un mix di zucchine e finocchi. Questi sono finocchi che io, non so, io sono cresciuta chiamandoli maschi, perché sono dei finocchi un pochino più allungati, meno panciuti, e secondo me questi finocchi mangiati crudi sono, non voglio dire cattivi, però un po' tanto amarognoli e sanno anche un po' di sapone, non so, hanno un gusto veramente strano, non mi piacciono particolarmente quando mangiati crudi. E infatti questi sono quelli che tengo a fare cotti, che rilasciano tutta la loro dolcezza e vengono strepitosi. E poi ho tagliato le patate per fare le patate al forno. Semplici patate bianche tagliate a spicchi e buttate in teglia. Sulle verdure al forno metto la mia erba preferita, è il timo. L'ho ricomprato adesso che sono ritornata a Milano. Speriamo sopravviva, perché l'ultima volta che l'ho comprato sono riuscita ad ucciderlo. Nonostante mi avessero detto che il timo era indistruttibile. Beh, non lo è, ok? Quindi un pochino di timo, un pizzico di sale, un pizzico di rosmarino, un filo d'olio. Pronto per il forno! Quindi ora, ore 7:20, sono tornata a casa, ho acceso il forno, impilato un po' tutto perché non so dove sia un'altra graticola, comunque va bene, pollo, patate, verdure, chiudo e lascio andare. Temperature un po' a caso, ho messo statico sopra sotto 250 gradi, portiamo su perché qui c'è un po' di fame, eh? Però vedete, tutto si cucina dentro da solo e io posso fare i fatti miei, tipo sistemare. Poi dice che sono meglio quelli di sua mamma, ma ragazzi,
direi che sulle patate. Lo so, vada là. Che doratura, che croccantezza, che perfezione. Smettila. Allora. Bel sederino, bello limoncino. Allora, vediamo se è cotto. Direi di sì. Guarda com'è succoso. Super pollo arrosto. Patate, che Jimmy ti stai bruciando tutte, grazie. Questo è il... come si chiama? Sughetto che proviene dal cottura al cartoccio del pollo e verdura al forno, e ci ho aggiunto un pochino di porro che fa sempre buono. Questa sera, come cena post workout, perché siamo appena tornati dalla palestra, una combinazione che io adoro, che è macinato e melanzane. Noi prendiamo questo macinato magro al Lidl. Lo cuocio in padella con coperchio a fuoco bassissimo, perché così rilascia tutto il grasso e rimane morbidissimo, perché se lo cuocio a fuoco troppo alto si indurisce subito, schifoso. Secondo me la spezia che ci sta meglio con il macinato è il rosmarino. Vai. Poi taglio la melanzana, mitica melanzana, a cubetti, la faccio saltare in padella con una cipolla, mezza cipolla, e l'altra mezza, che devo aprire in realtà, faccio una salsa di pomodoro, cosa che io faccio sempre come accompagnamento per la carne, perché secondo me è buonissima. Praticamente salsa di pomodoro insieme alla cipolla mischiato con un pochino di spezie viene una bomba, e come accompagnamento alla carne, ripeto, è buonissimo. E poi a parte faccio del riso integrale e voilà, super bowl pronta. Io sul macinato ci metto uno spruzzino inoino di limone che va un po' a sgrassare il sapore in bocca. Voilà, non troppo perché sennò è too much. Ta-da! Con salsa a parte da mettere sopra. Buona cena! Questa sera cena super zero sbatti, e quindi prevede il forno, perché non so come facevo a vivere a Piacenza senza il forno 2 anni, tremendo. Adesso che ce l'ho ne abuso, però veramente basta buttare tutto in forno e cuoce. Questa sera orate sono facilissime da fare, io le prendo già eviscerate, quest'anni non tanto, ho dovuto un po' eviscerarne una, però vabbè. E ci butto dentro un po' di spezie, un mix di pepe, sale, erbe varie, e le chiudo facendo un cartoccio. Solitamente in realtà utilizzo la carta stagnola, anche se molti mi avete detto che è meglio evitare. In questo caso non l'ho utilizzata perché era finita, quindi per la prima volta in realtà le ho cartocciate dentro la carta da forno, come ho fatto per il pollo l'altra sera, e vediamo un po' come vengono. Però essenzialmente le accartoccio al fine di fargli fare una specie di fornetto dentro, così che si crei il vapore dentro e si cuociano così. Non so se mi sono spiegata. E poi il contorno di queste difficilissime orate, che si stanno cuocendo da sole a 180 gradi per circa 20 minuti, è una difficilissima insalata. Stasera proprio non ho voglia. Con un po' di tutto. A me piace particolarmente l'iceberg perché è bella croccantella, ci metto un po' di carote, un po' di funghi champignon, a me piacciono così crudi, cotti un pochino di più, ma a me piacciono anche crudi, lo so. Finocchi, pomodori, caramelle e basta. Contorno di gallette. Ho detto cena zero sbatti? Cena zero sbatti. Finocchio ovviamente bello panciuto, quindi femmina, e tra parentesi questo è grande quanto la mia faccia. Ciao.
sembra la palla di Wilson di Castaway. Ti posso fare il... Jimmy, abbiamo un finocchietto, amico, un nuovo amico con un occhio. Scoperta e nuovo amore di quest'estate, il porro, che è una specie di cipolla, cipollotto, ma che si riesce a mangiare crudo, saporitissimo e buonissimo. Lo metto in tutte le insalate. Povero Jimmy. Adesso è arrivato il momento che adoro, che è massaggiare l'insalata. Praticamente la condisco con sale, pepe, olio e poi ci ficco dentro le mani e mescolo tutto. Per la felicità di Jimmy, vero? Sono sicuramente pronte quando sfrigolano, cioè quando aprite il forno e stanno sfrigolando, e soprattutto quando li aprite e l'occhio, non so se lo vedete, è completamente bianco e in più la pelle si stacca. E la cena è servita. Ora tazza, insalata, gallette. Ho preso queste gallette al Lidl e mi sono piaciute tantissimo. Scrivono rice cakes e quindi va bene, c'è il riso, ma scrivono anche chia e quinoa, e diciamo che è quello che un pochino risalta all'occhio quando le compri, però in realtà di semi di chia c'è il 4% e di quinoa c'è l'1%, quindi in realtà sono semplici gallette di riso integrale, ma devo dire che sono veramente buone, quindi se le provate fatemelo sapere.